noi abbiamo già ospitato 3 volte a Pesaro la Coppa Davis, probabilmente, visto che le edizioni passate sono andate benissimo, sia come risultato che anche come partecipazione di pubblico, probabilmente succederà ancora. Me lo auguro di cuore, con Yannick, che seguo anch'io da quando praticamente aveva cominciato a prendere la racchetta in mano, ma soprattutto Luca, che ho visto crescere proprio giorno dopo giorno all'interno della nostra struttura. Sognava di riportare i campioni della Coppa Davis a sfidarsi alla Baratov, dopo che il trofeo vinto da Sinner e compagni faceva bella mostra di sé nello stesso circolo che presiedeva. Un desiderio che Ronnie Murrone aveva espresso appena lo scorso aprile ai microfoni di Rossini TV e che ora continuerà a coltivare dall'alto, al pari dei tanti appassionati di tennis pesarese che oggi piangono con incredulità la sua scomparsa. Se n'è andato a 68 anni Oronzo Murrone, da tutti conosciuto come Ronnie, presidente e anima del Tennis Club Baratov. È morto stroncato da un male subdolo che Ronnie aveva sconfitto anni fa e che recentemente era riaffiorato non lasciandogli scampo. Proprio ieri il Tennis Club Baratov ospitava l'annuale cena di beneficenza dello Iopra con 200 partecipanti toccati dall'inevitabile commozione di un lutto nei confronti di una persona apprezzata e stimata da tanti pesaresi. Quella Pesaro che l'aveva adottato quando lui, Leccese, vi era arrivato da ufficiale dell'esercito per poi stabilirvisi sposando la moglie Paola, che oggi lo piange assieme al figlio Alberto e al nipotino Gabriele. Informatore farmaceutico, Murrone è stato poi vicino al mondo dello sport e negli ultimi mesi aveva anche intrapreso la strada della candidatura al Consiglio Comunale nella lista Forza Pesaro con Mila Della Dora. Aveva assunto la presidenza del tennis club nelle post-pandemia, un periodo in cui ha vissuto la soddisfazione di un'importante crescita del movimento, del 40° anniversario del circolo e della giornata di orgoglio planetario dettata dalla vittoria del ragazzo di casa Luca Nardi al cospetto di Sua Maestà Novak Djokovic a Indian Wells lo scorso marzo.